Salve ragazzi, benvenuti in questa nuova serie su Final Fantasy VII Remake. Questa è la prima volta a cui io gioco a Final Fantasy VII, sia il remake che l'originale, ovviamente, quindi non so nulla. Sono molto felice perché sembra che il lavoro di Square Enix sia niente male, cioè la grafica è fuori dal mondo, io ve lo dico. E niente, abbiamo già iniziato in realtà l'avventura in live. Trovate i primi due episodi sempre qua sul canale. A me è piaciuto molto, ho preso anche un sacco di botte perché il sistema di combattimento è diverso rispetto a quello dei classici Final Fantasy, infatti non è un sistema di combattimento a turni, ma bensì è un sistema dinamico. Prendi qua. Materia glaciale, quindi nuova magia volendo se l'equipaggiassimo alla spada. Ma non abbiamo slot. Proviamo Tifa. Tifa è specializzata in rapidi e potenti attacchi corpo a corpo. Può colpire ripetutamente con quadrato e sferrare un colpo tremendo se tenuto premuto. Usando arte segreta, la sua abilità individuale viene potenziata fino a 3 livelli e il numero di attacchi in sequenza aumenta. Ok. Ah, questo qua è l'attacco figa. Molto bello. Ma fortissima Tifa, quanto meno forte Tifa. Meno farli giocare, dai. Molto forte. No, sei tu il soldier qua. O noi. Stavo dicendo, come avete potuto vedere, il sistema di combattimento è diverso rispetto a un classico Final Fantasy, almeno classico prima del 15, dove si è optato per un sistema di combattimento molto più rapido. E abbandonando il sistema a turni, quindi un sistema molto più action. Questo gioco ha bene o male lo stesso sistema di combattimento da quello che sto vedendo, ma è molto più complesso. Ora, a me piace in realtà, però vedremo come si evolve anche. Sembra abbastanza difficile da masterare, ecco, come ogni buon Final Fantasy in realtà. Premendo triangolo, Tifa sfera un attacco di potenza crescente. Collisione potente, ira marziale, frenesia guerriera. In base al livello raggiunto, grazie ad arte segreta. Ognuno di questi attacchi infligge più danni se il nemico è stremato, ma perdo il livello dopo l'uso. Ma con questa arte segreta, eccola qua, arte segreta. Chakra tallonata, ma Tifa, quanto devi essere forte, stai tranquilla. Sì, questo qua l'abbiamo già letto. No, volevo provare l'arte segreta, vabbè. Questa sarà, non ricordo neanche se l'ho detto, sarà una serie senza tagli, da 30 minuti, sì, l'ho detto all'inizio. È interessante perché è la prima volta che lo faccio, quindi non so. Ci saranno un sacco di parti morte dove non dirò niente, dove starò in silenzio a guardare. Devo chiudere WhatsApp web. Altrimenti è un problema. Che si sente poi il plim. Non so se lo prende, però è arrivato un messaggio su WhatsApp web. Non essere pessimista, anche se per poco hai riportato la pace in questa zona. Dovresti essere contento, no? Sì. Ragazzi, mi raccomando, ascoltate i dialoghi dei nostri personaggi, perché non c'entra niente quello che dicono con la localizzazione italiana dei sottotitoli, davvero. Una cosa sbagliatissima, non capisco il perché abbiano fatto questa scelta di localizzare i sottotitoli così male. Questa abbiamo fatto, sì. Ok. Possiamo andare? O continuiamo dall'altra dove? Non lo so. Ok, allora sì, si ritorna dentro. Siamo ancora nella fase di tutorial, queste qua sono le prime fasi di gioco in realtà, siamo tipo al capitolo 3. Quindi la spada è enorme, lo so. Cosa c'è qui? Ah, un simbolo di azione. Ah no, no, dobbiamo appunto salire. Ah, perché dobbiamo andare a dire ai tipi, noi per guadagnare reputazione Tifa ci ha fatto unire a questi che sostanzialmente sono le persone con le quali abbiamo fatto le missioni.
E questo ci farà guadagnare soldi appunto e reputazione, quindi svolgiamo le missioni, magari ammazziamo mosse, facciamo quello che ci viene chiesto e via. Vorrei sapere cosa avete da dire. Ti sei comportato benissimo, vedrai che la voce si spargerà. Tendrà. L'abbiamo modificata live. Abbiamo più punti vita e facciamo anche più male. È veramente bella. Si capisce subito che è speciale per te, sì, ce l'ho sempre. Attenzione. Negli scorsi episodi live, Claude è stato colpito da diversi flashback, se vogliamo, dove abbiamo fatto la conoscenza di Sephiroth, che dovrebbe essere morto. Almeno Claude dice, poi. È successo qualcosa dopo che hai lasciato il villaggio? È una lunga storia, lui ha detto niente di interessante, completamente sbagliato, va bene. Anch'io vengo, ok? Voi andate pure. E niente, ci appartiamo con Tifa? Non ci arrivi proprio, non si vedono da anni, lasciali un po' soli. Prima di cominciare, non vuoi procurarti delle armi nuove? Va bene. Perché? Va bene. Ho sentito parlare di te adesso. Andiamo a vedere per... Ecco, la protezione locale. Siamo entrati nella protezione locale. Una cosa simile. Andiamo a vedere per le armi. Che cos'è questa spada gigante? Ehi tu, sei quel tutto fare che sa eliminare qualsiasi belva, vero? Sì. Visto? La voce si è già sparsa. Dipende. Scusa per prima, quando non vendo divento nervoso. E vabbè, te la devi prendere con me. Non hai bisogno di armi? Che ne dici di quella? Ah, ce la regala. Non ti interessa vedere altro? Abbiamo pochi soldi, stai tranquillo, però. Protezione creata da un maestro artigiano per facilitare l'uso della materia. Questo ce l'abbiamo già. Cos'è che abbiamo poi? Pulsiera potente che abbiamo. Resistenza, spirito, attivano. Autorisveglio in battaglia ma si rompono con l'uso. No, allora no. Guardate, io ogni tanto mi fermo. Non c'è niente, sostanzialmente non hai nulla. Scusate. Il bello della diretta, no? Normalmente questo si taglia, però niente, noi ce lo teniamo. Don't be a stranger, torna presto. Ora puoi ottenere nuove armi e acquisirne le abilità. Questo significa che una volta raggiunto il livello massimo di maestria usando un'arma, potrai utilizzarne l'abilità anche quando non te ne equipaggi. Ah! Il livello di maestria raggiunto utilizzando un'arma non diminuisce se ne usi un'altra, quindi puoi cambiare equipaggiamento in qualsiasi momento senza rischi. La maestria ottenuta con la spada Potence è già a livello massimo fin dall'inizio dell'avventura. Ci sta. Ok. Weimer. È lui che smista le richieste di intervento fatte alla protezione locale. A quest'ora dovrebbe già essere... Non ho letto. Va bene. Ah, questo. Ah, guarda, il piedistallo era per lui. Lui si mette su un piedistallo, è importante. Ciao Tifa, hai bisogno di qualcosa? No. Volevo presentarti un mio amico che ci dà una mano come tutto fare. Si chiama Cloud. Buono a sapersi, qui c'è sempre bisogno di aiuto. E io sono pronto a tutto in base a quanto mi paghi. Mi piace, ragazzo, proprio quel che fa per te. Dimmi, per sapere tutti i dettagli parla con il richiedente. Vedrai, se lavori bene, gli incarichi non mancheranno. Bene. Gli incarichi disponibili sono elencati in mappa.
R2, quindi touchpad mappa, poi R2 missioni. Puoi intraprenderne diverse contemporaneamente. Più ne porti a termine, più la tua fama di tutto fare crescerà. Rilevato possibile collaboratore. Cominciamo con un esame di... non ho letto. Ottima preparazione fisico-muscolare. Porta uno spadone senza mostrare traccia di fatica. Chadley, sono ricercatore del dipartimento scientifico della SHINRA e sto cercando un collaboratore. Vai, per cominciare con anticipo. Materia analitica, è una materia analitica, serve per usare analisi con cui dovresti raccogliere dati. Con i dati ottenuti voglio sviluppare nuove materie. Non vuole lavorare con la SHINRA. Sto cercando di oppormi alla SHINRA. Sviluppare nuove materie servirà a contrastarla. Sono sicuro che capisci cosa intendo. Se cominci a dubitare della mia buona sede, puoi sempre farmi a pezzi come? Considera pure una clausola di garanzia nel nostro contratto. Ogni volta che hai da fare per il dossier di ricerca devi venire. No, letto. Portando a termine le missioni del dossier di ricerca e fornendo i dati a Chadley, contribuisce a creare nuove materie. Le missioni sono indicate in ciascun fascicolo del dossier di ricerca nel menu principale. Se informi Chadley entro il tempo stabilito, riceverai una ricompensa extra. Ok. Quindi, dossier di ricerca, indagine zoologica. Le belve che vivono in habitat particolarmente ostili mostrano notevoli capacità di autorigenerazione. Raccogliendo dati sul fenomeno potrai riuscire a sviluppare una materia che sfrutti tale peculiarità. Usa analisi su due specie diverse. Ok? Quindi noi possiamo... cambiamo spada. E andiamo per... mettiamo la lama d'acciaio, esatto. Che tra l'altro mi sa che ha anche più slot. Sì, ne ha tre. Ok, mettiamo la lama d'acciaio. Però la potenza fa più danno. Vabbè, non importa. E ci equipaggiamo, no, come si faceva così, la materia. Mettiamo chakra recupero. Che cos'è il chakra? Materia che permette di usare chakra per recuperare punti vita. Ah, in proporzione a quelli persi e curare l'alterazione veleno. Questo è molto utile. Però mettiamo analisi, praticamente, analitica. E questa... abbiamo un altro slot in più? Come funziona? Ah no, questa qua c'è la tifa, ecco. Punti vita massimi. Sì, punti vita massimi, ovviamente, punti vita massimi. Inoltre, espansioni delle armi. Visto che abbiamo i 10 punti da assegnare anche alla lama d'acciaio, io lo farei subito. Ecco, quando... le nostre armi possono essere potenziate. Non so se vi ricordate, magari in Final Fantasy 13 si potenziavano i personaggi bene o male con un un sistema simile. Ecco, punti vita, magari li mettiamo a bomba, difesa fisica, contrattacchi in assetto pesante, danni fisici da parati, difesa fisica. Ok, qua praticamente a quanto sto vedendo si potenziano le armi. Mi chiedete? A me va bene, che io mi devo lamentare adesso. Però si potenziano le armi. Tifa l'abbiamo anche già potenziata, va bene così. Tempo? 15 minuti, ne abbiamo altri 15. Ok, quindi ora la fabbrica delle lucertole, un sacco di... Allora siamo d'accordo, inserisci la materia analitica nel gruppo e usa analisi, va bene. Posso già farlo ora? No. Com'è? Ci ho sperato un attimo, però no. Allora, andiamo magari a fare quella missione lì. Dov'è? Ciao, bimba! Con quali capelli? Ciao! È Marlene a casa? No. Sì. Quello che dicevo sui sottotitoli. Lei ha detto Marlene è con te? No. Però hanno tradotto a casa e lei ha detto sì. Va bene. Bravi tutti. Localizzazione italiana. Al top proprio. Gli piacciono i posti dove si mangia e dove si può. Non ho letto. Gli angolini stretti.
I miei cari amici gattini. Devo trovare i gatti? Sono tre tutti affettuosi. Se gli parli si avvicinano subito. Va bene. Ah, uno so dov'è, al 7-Eleven. Come si ci arrivava? Mi ricordo. Eccolo. È lì, guarda che è lì. Gatto. Le texture del pavimento, grazie. E niente, Claude fa scappare la qualsiasi. Ma posso giocare a freccette mo? No, per chiedere, per un amico. No, posso giocare col flipper? Non posso fare proprio niente qui dentro, dai. Questa è malvagità. C'era una signora lì a cui si è glitchato il vestito e poi è scomparsa. Bene. Non lo sa, che gli devo dire. Che roba c'è? Ciao Tifa. Dimmi, sarebbe lui il nostro nuovo tuttofare? Ci siamo già conosciuti. Perché ci sono dei ratti mutanti da far fuori. Tra loro i ratti mannari vengono a mangiarti persino nel piatto, la miseria. Qui sono entrati nel magazzino e i miei clienti non si fidano più di me. E ci sta, giusto? Mi è sembrato di vedere un sorrisetto, lo trovi divertente? Abbastanza. Pensa a darti da fare piuttosto. I ratti mutanti sono nella zona ai confini dei bassi fondi. Dicono che se un ratto mannaro squittisce perché è in pericolo, i ratti, vabbè, arrivano gli altri. Va. Sono dei mostri, ma tra loro... Non ho letto. Qua ci sono dei ratti, perché... quante missioni comunque? Troppe. Trova i cani, trova i gatti. Trova questo e trova quello. Se lavori bene gli incarichi fioccheranno. Ma anche ora che siamo new joiner praticamente. Allora, aprendo la mappa puoi controllare la meta delle missioni in corso e studiare la caratteristica della zona. I bassi fondi in tutto ciò. La fabbrica delle lucertole. Colonia mutante. Ok. Quindi come che si faceva? Missione prioritaria. Ah no, aspetta. Non ci serve. Metti solo il punto. Ok, eccola là. Gatti poi li troveremo. Tanto dobbiamo solo vagare in giro, mi sa. Cercare di beccarli. Ah, è una miseria. Non lo so se si è sentito, spero di no. Comunque hanno scaricato violentissimamente delle bottiglie di vetro. Va bene, lasciamo stare, guarda. Easy. Allora, magie non posso. Ora non posso. Devo analizzarli, per favore. Analisi. Vai. Eliminati 2, immunità, resistenza, vulnerabilità e alterazioni efficaci. Il gelo che non abbiamo, bene. Ah, con la coda mi stava colpendo. Io ve lo dico già, la telecamera potrebbe essere un po' sporca, ecco, diciamo. È già capitato anche nella prima live che si incantasse in modo che non vedessi tipo niente nella vita. Quante botte stiamo prendendo? Tifa, pensaci tu con i tuoi super pugni potentissimi.
Nuovo livello, tra l'altro. Basta. What do you think? Should we wait? You know, this might be a waste of time. Let's head back to the store and touch base for now. Va bene. Magari qui c'è un altro gatto. Cosa potevo parlare? Che giro. Dove sono però? Mi perdo. Non so. No, come? Incastrato per sempre. No. Vedi che è andata un po' male, eh? Le texture. Ci vuole sempre un po' qua per caricare. Non mi parla. C'era da aver paura? So già tutto, avete eliminato i ratti mannari, ma a me interessa far sparire i ratti mutanti. Se vuoi davvero renderti utile, manda quei ratti mutanti all'inferno. Tra un po' dovrebbero farsi vivi, non farteli scappare se vuoi farti chiamare tutto fare. Ma capisco la correlazione. Ciao. E ritorniamo a menare i ratti giganti e mutanti della vita e della morte. C'è un disco. È qui. Lo voglio. Questo pezzo mi fa impazzire. Cioè, un trofeo legato al disco, quindi. Grazie! Ricerca musicale, abbiamo sbloccato il trofeo. Chissà, no, non sarebbe una cattiva idea, potremmo platinarlo in live. Sarebbe male, non so che non è impossibile, almeno immagino non sia impossibile da fare. Quindi voglio dire, perché no? Cosa siete? Ratto mutante. Abilità, analisi. Resistenza e vulnerabilità. No, vulnerabilità, alterazione efficace. Il gelo, che non ho, va bene. Mi menano, è molto difficile. Poi noi non facciamo niente di male, nonostante abbiamo tipo un'arma che è gigante. Tifa, fammi menare. Meno così io, va. No, come? Abilità, arte segreta. Abilità, arte segreta di nuovo. Che gli facciamo la frenesia guerriera mo a questi. Frenesia guerriera, no! Me l'hanno fatto scappare. Miseria. La telecamera, non vedo niente, non vedo. Ascolta, Rod, dai della vita a Tifa. No, prendi l'altro che è allo stremo. Prendi l'altro con sta telecamera che è allo stremo. Esatto. Ok. You're good at this. Told you so. Torna dal commerciante, sì. Sì. Attenzione. Ok, parliamo un attimo col commerciante. I money sgancia, i money.
Ne avete tolte di mezzo, eh? Grazie a entrambi. Prego. Da quando i ratti mutanti sono entrati nel mio magazzino, il negozio e non ho letto. Però mi è venuta un'idea, ok? Voglio farmi pubblicità dicendo che questo è il negozio preferito, è il tuo negozio preferito, fornitore ufficiale del nostro. Beh, che ne dici? Secondo me funziona. Nel commercio come nella vita bisogna darsi una mano a vicenda. Ti farò pubblicità con Weimer e i miei clienti, così con gli incarichi non avrai che l'imbarazzo della scelta. Va bene. Va bene. Potessi staccare la musica, mi dà fastidio. Io la barista del settimo cielo e Mister Tuttofare. Un trio come il nostro, chi lo ferma più? Compra due oggetti. Gran pozione, la miseria. È curativa, materia che permette di usare le magie che curano le alterazioni. Ah, questo ci sta però. Questo ci sta. No, la gran pozione te la tieni, grazie. Ne ho 9. Tuttofare principiante, abbiamo sbloccato il trofeo. Sei stato bravissimo come tuttofare, grazie. Sì, sono abbastanza soddisfatto. Il lavoro è lavoro e la gratitudine vale più dell'oro. No, ha detto quello in inglese, ma va bene. Stai imparando bene. Oh boy. Oh, Barrett should have finished collecting his share of the money by now. Ok, andiamo al settimo cielo. Ok ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me durante questo episodio. Ci vediamo nel prossimo, sempre senza tagli, sempre un bel long play di circa 30 minuti. Va bene? Grazie a tutti e ricordate sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ci sono i canali social, ovviamente, di Instagram, Facebook, Twitter, poi cos'è che c'è? Ask e TikTok sono tantissimi, non lo so. Wow, va bene. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e grazie ancora.